Sì, comunque utilissima contro i demoni corazzati, questa qui. Contro i demoni che hanno un sacco di vita, questa qui aiuta un botto a stordirli molto velocemente. È un po' il suo utilizzo generale, quello. Perfetto. Dove... adesso dove devo... allora, qui si può aprire, no? Perfetto, manca l'ultimo. Accendi il cuore, riattiva l'energia. Ma non servivano due... ah, sì, vabbè, ok. Il generatore è in ibernazione. Serve però uno... scusami. Dovrai attivare manualmente i due terminali di controllo. Non serve, scusa, la terza chiave per arrivare al nido. Non serve la terza chiave per arrivare al nido. Mi sembrava servisse una terza chiave anche per arrivare, no? O forse... non so, il cuore del nido è questo. Se lo facciamo esplodere, si ferma. Che cos'era quella camera d'accesso sopra? Non ho capito. Bravo, Bomber, così si fa. Ok, così funziona. Ma non posso lanciarci dei raggi contro. Dei razzi contro. Devi ancora attivare il secondo terminale di controllo per distruggere il nido. Esatto, e il secondo... ok, questo qui, aspetta. Non sono in grado di aprire la porta per il secondo terminale. Raga, ma... dovrei trovare un'altra strada. Ma l'esplosione che si crea da quelli con gli scudi è una roba che non sta né in cielo né in terra. Guarda, ha scoppiato direttamente un... un razziatore. Che tra l'altro è quello che odio di più. Cioè, non poteva fare cosa migliore, veramente. Non poteva fare una scelta migliore. Beh, questa qui non è stata una grande idea, eh. Vabbè, sentite, questo lo faccio saltare in aria. Questo? Bam. Peccato, non è esploso insieme a lui. Peccato. Ok, questo? Aia! Molto bene. Perfetto. Guardate qua, cioè, è come se fosse un intestino gigantesco, raga, è incredibile. Qua cosa c'è? Ecco, questo ci piace, questo ci piace. Guardiamo che cosa si può sbloccare qui. Non so, io sblocco questo. Anche perché è nuovo, non l'ho mai usato. L'altro c'era già in 2016, questo qui non l'ho mai usato. Voglio vedere anche che potenziamenti ci sono però, perché sembra una figata. Fa vedere... ah, ma devo tenere premuto perché? Ma no, sono stupido, non era attivato, così è attivato. Grande, bro. Sono proprio un genio. Sono proprio uno stupido. Ok. E così poi si riattiva. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. E volevo vedere nell'arsenale che cosa... quindi ci manca solo un'arma, comunque. Ci manca solo l'almicro. O sbaglio? Vuoi vedere? Sì, ci manca solo l'almicro. Arsenale, volevo andare a vedere qui i potenziamenti di quella. Allora, tempo di ricarica scudo energetico ridotto... beh, ci sta un botto. E scatta contro i nemici pesanti per Frost Runner. Questo è devastante. Infliggendo abbastanza danno con la mitragliatrice mentre lo scudo energetico attivo lo lancerai in avanti. I demoni investiti resteranno fra... no, raga, questa è OP. È devastante sta abilità. È fortissimo. Però prima di tutto... io devo sbloccare questo assolutamente, raga. E voglio capire che cosa devo fare. Ah, è facilissimo. Bellissimo, questa è facilissima. Uccidi 50 demoni con la doppietta mentre utilizzi il gancio del macellaio. Questo qui è facilissimo. Boh, allora lo sblocchiamo subito. Questo qui, l'attacco questo qui con la doppietta. Però dobbiamo sbloccare dei proiettili. Cioè, dobbiamo trovare dei proiettili e macellare un tizio con la motosega perché non ne ho mezzo. Ecco, raga, allora. Tu sei il primo candidato e anche il migliore. Ok, ragazzo. No, tu non sei la persona giusta. Tu non sei la persona giusta. Allora, sono potenziati, porca puzzolina. E non ho vita. No, adesso nel momento... aspetta. Ma porca puttana. No, qua ci muoio, raga. Qua ci muoio un botto. Sì, qua era impossibile proprio sopravvivere. No.
Madonna mia, quanti ne sto segando così, però. No, ma... ma porca... Dov'è il coso? Dov'è? È qui. Ah, è qui sto bastinco. Aia, no, no, tu mi shotti così. Vabbè, no, è finita. Il cacodemone, se si avvicina, è finita. È proprio finito, non puoi fare... Cioè, se ti stai vicino, sei morto. Riattivati. Grazie mille. Ok, siamo messi malissimo. Malissimo, perché questa, tra l'altro questo gancio con il... l'inceneritore l'ho appena testato, non pensavo si potesse fare, ma ok. Perché non è in realtà usato molto la doppietta fino adesso. Dove devo andare qua? Lassù devo andare, ok. Ah, tra l'altro le sfide, boys. Entrambi gli eventi, sì, vabbè, poi lo faccio. Cazzo, le uccisioni epiche sui pinky. Boia, se non li trovo è un casino. Bomber. Bel bordello. Mi sa che sto giro non le riesco a fare tutte le sfide. Ok. Siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Madonna, guardate che bordello sta roba. Guardate che casino. Madonna mia, tutto esploso. Molto bello, fatto molto bene. Allora, prendiamo il token dell'armatura Praetor, che così almeno ne abbiamo uno in più. Quanti ne abbiamo qua? 4. Bello 4, però. 4 sono carini. Sì, io sblocco questa e poi vado a sbloccare questa qui da 3. Che aumenta il tempo in cui rimangono congelati i demoni. Che è molto, molto utile. Fa vedere quanto cambia velocemente. Sì, vabbè. Manco si nota. Allora... devo salire lì. E per salire lì dobbiamo prima andare qui. Così. Ese. Batteria. Salute. Devasto. Come la mettiamo qua? Runa. La madonna, un sacco di roba. Allora, questa del bonus di velocità effettivamente è davvero utile. Però purtroppo abbiamo già 3 rune sbloccate, raga. E sono utili quelle lì che io... Devo vedere un po'. Non saprei. Allora, vediamo. Io... leverei questo, proverei a vedere semplicemente. Perché poi magari diventano... adesso che mi sono abituato a fare le uccisioni epiche velocemente, magari poi diventa ingiocabile. Però... per adesso farei questo cambio. Perché questo bonus di velocità che vedete qui adesso a schermo è veramente il top, secondo me. E dura anche abbastanza, da quel che vedo. Quindi ci sta tantissimo e preferisco tenermelo così. Allora, proseguiamo, andiamo avanti, bomber. C'è il pink, aia. Devo fare... per favore, posso passare? Grazie. Esploso, cazzo. Non devo farti male, è troppo male, fra. Come faccio a farti poco male? Non da dietro. Qui. Devo farti poco male, bro. Così. Perfetto. Guardate che velocità. Guarda. Ma che roba. Oh, cazzo. Madonna, raga, sto scudo è devastante. È devastante. È utilissimo lo scudo, è utilissimo. C'è un cosino. Che io attivo. Così andiamo a prendere l'ultima chiave, che è quasi l'ora. Allora. Questo cos'è? Ah, è qui l'ultima chiave. Oh! Sì, però ci devo entrare, giustamente, qua dentro. Come ci salgo lì? Non ho la più pallida idea. Ah, qui. Ok, non avevo visto dove avesse aperto effettivamente l'accesso. Quella è un'anima perduta, è un'anima errante. Quindi andiamo a appiccicarci qui. Ok.
Teniamo questo pronto, così facciamo questa, questo lavoro qui. Quello lo facciamo esplodere. Shbam. Chi ho dietro? È un... Lo sentivo. Stronzo. Bastardo. Sbalengo. Esplodi? Grazie mille, ragazzo. Quanto li odio, raga. Quanto li odio. La cosa più forte di me. Li detesto, quei cosi. Sia il demone che odio detesto di più. Non so perché l'abbiano aggiunto. Fa schifo. Fa schifo. Buongiorno. Ehi, tu. Oh, maccione. Devo passare fra... E sai che cosa dovrei prendere anche? Ah! Aiuto! No, dammi qua, vieni. Fammi passare tu, stronzo. E come lo... Perfetto. Benissimo così, non mi faccio domande. Sono assolutamente felice di come è andata la situazione. Per carità. Madonna mia. Che disastro raro. Album trovato. Non abbiamo vita, eh. Cioè, non abbiamo armatura. Prendi qua tutto quello che serve. Sali qui. Shbam. Che cacchio sto facendo? Oh. Boh. Andiamo dove dobbiamo. Mazzunna. Ehi tu! Amico mio! Vieni. Devo spararti in maniera particolare, eh? Vabbè, che ti porto one shot. Non posso portarti one shot? Ma! Ma è spa... Ma porca... Perché forse i pinchi spettrali, raga, non posso... Forse non posso neanche fargliela. Ma qui c'è la chiave impera. What the shit? Ok, boh, perfetto. Cioè, non la chiave impera, la chiave dello Slayer, scusatemi. Eccoli qui, ragazzoni, eccoli qui. Mi mancavano. No, non è vero, non mi mancavate, raga. Stavo scherzando. Siete morti? Cioè, siete fregati, fottuti, come dico io? Vabbè, senti, io mi lancio, bra. Posso concludere la kill, per favore? Sì, l'ho fatta. Perfetto. Ho bisogno di pischelli. I pischellettini? Pischellettini, per favore. Pischelletti. Raga. Eccolo là. Un imp che fa proprio al caso nostro. È morto. È morto. Grazie. Tu sì che sei il mio salvatore, zombolino. Tu sei il mio salvatore, zombolino. Adesso aspetta un'altra ricarica del cannoncino qui. Fantastico. E questo qui, così. Due proiettili che non fa mai male. Perfetto, tu muori. Anche tu là in fondo muori, grazie. Ma è morto? Ma che cos'è che gli sta uccidendo? C'è qualcosa qui che killa i demoni, non ho capito cosa. Non ho compreso, c'è una forza misteriosa che mi sta dando una mano. È sto laser qui? Non ho capito. Attiviamo queste due cose. Apriti, sedono. Boh, dai. Si è aperto il sedono, via. Facciamo un'insalata. Infernale si è aperta. Via. Il condotto di ventilazione ti darà accesso al terminale di controllo. Sì. Bello questo posto qui. Secondo me mi ci trovo un pinky dentro. Posso dirtelo? Posso dirtelo, Vega? Che mi fai andare in posti che non mi piacciono per un cazzo? E invece no. Abbiamo risolto la situazione molto rapidamente. Easy. Tira giù sta manopolina. Via. Leva di giù.
Esploso. Sì, sì, lo comprimono e esplode. Guarda che roba. No, che cazzo fa? No, no. Sarebbe figo se... sarebbe stato figo se l'avessero compresso e sarebbe... se fosse saltato in aria in questo modo qua. Ma forse è ancora più figo così. Aspetta un po'. Gli tira una cannonata dentro? Non l'ho trita! No, non l'ha tritato. L'ha semplicemente fritto. Semplicemente cheat. Vabbè, io corro, raga. Boh. Allerta, generatore sovraccarico. Vado. Ripeto, generatore sovraccarico. C'è un momento per sparare, un momento per correre. Questo il momento. Allora, aspetta. Ok, questa me la riprendo però, bastardi. Vabbè, missi i colpi, non importa. Dove devo andare? Qua. Boh, siamo full. Ciao, ragazzi, ciao. Salvare i lavori e recarsi verso l'uscita più vicina. Boh, fatto? Sì, sono uscito. Boh, niente. Allora, devo semplicemente correre. Madò! Che figata! Colpa mia. Colpa nostra, scusa. Sono qui, scusami. Scusate, raga. Scusate. E... oh, Gesù, non mi sono... nuovamente non mi sono reso conto del fatto che fosse finito il livello, ma non importa, poi me lo rifaccio e vado a sbloccare tutto quello che c'è da sbloccare. Tanto posso attivare i cheat code e almeno prendo tutto in scioltezza. La posizione dell'ultimo sacerdote è ignota. La consunzione demoniaca della terra si fermerà quando lui e il suo guardiano verranno distrutte. Ci servirà assistenza per trovare l'ultimo sacerdote infernale. Il dottor Hayden sarebbe d'aiuto nella nostra ricerca. Calibrerò il portale sulla stazione dell'Ark. È tornato? Torna! Dobbiamo andare da Samuel Hayden! No way! No way! Fuck! Dobbiamo andare da Hayden! Hayden è il tizio che praticamente è l'aiutante, non è proprio l'aiutante, è un personaggio fondamentale in Doom 2016. Walker tra l'altro è sul canale, quindi se volete andarlo a vedere è tutto lì. E così vi vedete anche la storia, se no semplicemente potete guardarvi il video che ho fatto sulla storia di Doom e capire quello che sto dicendo. Se non sapete quello che è successo in Doom 2016, lì c'è tutto il riassunto. Di tutta la storia di Doom, che secondo me è utile per giocare a Doom Eternal. E lì ho fatto il riassunto dei primi Doom, da Doom 1 a Doom 64, Doom 1, Doom 2, 264, Doom 2016, la storia delle sentinelle e poi un'introduzione no, che in realtà è tutta questa, un'introduzione poi a Doom Eternal. Samuel Hayden è il capo della UAC, cioè l'ARC, suppongo, giusto? Perché ARC credo sia la traduzione italiana di UAC, o sbaglio? No, sono due cose diverse. Però non so che cosa. Non so quale sia la differenza tra ARC e UAC. Cioè, la UAC è la compagnia che praticamente ha delle sedi un po' per tutto l'universo e ha colonizzato, tra virgolette. Sì, diciamo di sì. È quella praticamente che su Marte, in Doom 2016, apre è la causa dell'apertura del portale. Perché è stata trovata su Marte una fenditura da cui fuoriesce energia argent, eccetera, eccetera. La ARC non ho ben presente che cosa sia, e c'è in Doom 2016, ma non ho ben idea di che cosa sia, perché non l'avevo neanche capito. Però comunque poi andremo a capire che cos'è anche l'ARC, perché effettivamente sì, mi manca questo pezzo della storia di Doom, me ne mancano tanti, raga, io so... La storia è molto sommaria, poi ovviamente nel dettagliissimo non lo so, però effettivamente l'ARC non è un dettaglio, è qualcosa di effettivamente importante da capire che cosa sia, quindi lo andremo a capire nei prossimi episodi.
E oppure mi informerò io e vi dirò nel prossimo. Possiamo tendenzialmente anche andare direttamente a fare questo livello, che sicuramente ci sarà una voce del codex che ci spiega cos'è. Sicuro, ma proprio scontato, easy, liscio e fraudolento. Che cazzo si dice? ci becchiamo nel prossimo episodio, signori, va?